Ben ritrovati carissimi amici di Re dei Re, che il Signore ci benedica abbondantemente in questa nuova giornata di vita e di grazia per mezzo di quella che è la sua santa parola. Infatti in questi momenti, con l'aiuto di Dio, andremo a vedere un passaggio che si trova in Luca, capitolo 22, e leggeremo assieme il versetto 42. Qui è Gesù che parla e dice: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Ebbene, prima di continuare a discutere di questo versetto, vorrei tanto darvi le circostanze nelle quali si trova Gesù e vedere un attimo qual è il momento nel quale Gesù pronuncia queste parole. Ebbene, Gesù si trova nel giardino del Getsemani. Lui si trova poco prima della grande prova che deve affrontare, che è la morte di croce. Ebbene, questo per Gesù è stato un momento davvero straziante, difficile da affrontare. Gesù prega il Padre per 3 volte, egli ripete le stesse parole per 3 volte in Matteo capitolo 26, versetti da 39 a 44. Per 3 volte Gesù Cristo in preghiera al Padre gli dice: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Ebbene, questa preghiera è un grande modello di preghiera per noi. Quando chiediamo qualcosa infatti a Dio, che apparentemente può sembrare migliore per noi, tuttavia, non dimentichiamoci, così come ha fatto Gesù, di chiedere che la volontà di Dio stessa sia fatta nella nostra vita. Ebbene, quando Dio vedrà questa attitudine in noi, questo desiderio di fare la volontà sua, allora egli ci benedirà abbondantemente, così come ha benedetto Gesù Cristo in questo momento di grande, grande prova. Infatti al versetto 43, ascoltate che cosa fece Dio per Gesù per incoraggiarlo e per rafforzarlo. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo. Nel momento della prova Dio manda un angelo dal cielo per rafforzare il figlio amato. Ora, che cos'è un angelo? Ebbene, un angelo è un messaggero. E un messaggero solitamente trasmette o porta un messaggio. Ebbene, similmente, Dio si servirà della sua parola, delle sue sante scritture, di un messaggio che proviene dalle sue sante scritture, che può essere letto oppure ascoltato per mezzo di predicatori che annunciano la parola della salvezza per trasmetterci un messaggio di incoraggiamento che ci rafforzi nell'affrontare la prova. E dopo aver avuto questo rafforzamento, questo incoraggiamento, ascoltate che cosa ci dice il versetto 44. Ed essendo in agonia, egli, Gesù, pregava ancor più intensamente. E il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Ebbene, dopo essere stato incoraggiato, Gesù già da questo momento era pronto per lottare. Lui di fatto stava già lottando fino al sangue per la salvezza dell'umanità. Tant'è che in Giovanni, capitolo 18, al versetto 11, Gesù stesso dice: Non berrò forse il calice che il Padre mio mi ha dato? Ebbene, se prima, carissimi amici miei, Gesù chiedeva al Padre di essere fatta la sua volontà o di allontanare questo calice oppure di berlo, ebbene, in Giovanni capitolo 18, ora Gesù è consapevole ed è pronto a bere il calice. È pronto ad affrontare la prova che gli è stata messa davanti per la salvezza di tutta quanta l'umanità. Ma sapete qual è il problema? Il problema è che noi forse a volte perdiamo di vista questo grandissimo esempio e lo lasciamo lì da una parte quando si tratta di affrontare le nostre prove, di bere i nostri calici, di lottare fino al sangue, noi non siamo pronti. Ascoltate infatti che cosa ci dice Ebrei, capitolo 12, il versetto 4. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Carissimi amici e ascoltatori di Re dei Re, vorrei tanto incoraggiarvi in questi momenti, seguendo quello che è l'esempio di Cristo Gesù, affinché Dio stesso ci aiuti a bere fino in fondo quel calice che ci è stato posto dinanzi. E ovviamente i nostri calici sono tutti quanti diversi a seconda delle nostre possibilità, a seconda delle circostanze nelle quali ci troviamo, ma tutti quanti abbiamo un calice da bere, tutti quanti abbiamo una croce da portare, siamo chiamati a portarla fino in fondo, ad affrontare la prova, a vincere la tentazione, a uscire più che vincitori dal conflitto contro il peccato, così come Cristo Gesù stesso ha fatto. E quando noi pregheremo sinceramente, umilmente, con tutto il nostro cuore, il nostro buon Padre Celeste, per poter affrontare la prova che c'è dinanzi, che c'è davanti, per capire quella che è la volontà del Signore, per capire come affrontare meglio una prova, una circostanza, e lo facciamo con umiltà e sincerità di cuore, allora Dio stesso, così come ha fatto con Gesù, manderà un angelo, manderà un messaggero, manderà un messaggio chiaro dalle sue sante scritture, dalla parola divina, affinché ci possa rafforzare e incoraggiare. Per mezzo delle scritture noi possiamo capire quella che è la volontà del Signore per noi e come poter affrontare tutte le prove che ci sono dinanzi. Che il Signore ci incoraggi grandemente in questa giornata nel fare la sua volontà e nel seguire quello che è l'esempio di Cristo Gesù, colui che ci può donare il perdono e la salvezza dai nostri peccati. Che il Signore vi benedica abbondantemente, carissimi amici di Re dei Re, in questa giornata di grazia e di vita che Lui ci ha concesso. Maranata!